L'Unione Europea fa un passo in avanti per cercare di promuovere la cultura e lo fa ovviamente attraverso i siti UNESCO. Un caso è proprio la tradizione liutistica di Cremona. Ce ne volete parlare? Sì, diciamo che noi siamo stati riconosciuti appunto nel 2012 come sito UNESCO come bene immateriale. Diciamo che è il saper fare liutario, è stato riconosciuto proprio perché la tradizione che abbiamo a Cremona ci aiuta a fare degli strumenti che sono unici in tutto il mondo e vengono appunto riconosciuti come unici in tutto il mondo. Noi portiamo avanti la tradizione di Stradivari, la tradizione degli Amati, la tradizione dei Guarneri, appunto con le stesse tecniche, utilizzando le stesse metodologie e appunto il saper fare liutario, i gesti e tutto quello che è anche l'esperienza vengono tramandati attraverso le botteghe, vengono tramandati e ci consentono di essere un unicum in tutto il mondo. Ci può dare un po' di dati? Quante sono le botteghe che a Cremona realizzano liuti? Allora, ci sono in questo momento circa 160 botteghe che costruiscono, sono tutte microimprese, di solito una o due persone per ogni bottega e diciamo viene tutto completamente fatto a mano, quindi la nostra produzione è molto limitata, parliamo di circa una dozzina, una quindicina di strumenti ogni anno, ma questi strumenti vengono appunto curati nei minimi particolari e soprattutto riusciamo ad imprimere una tonalità, una qualità nel suono che è unica in tutto il mondo. Vorrei aggiungere che diciamo, è tutto un po' il sistema anche Cremona che ruota attorno al mondo della liuteria, quindi da questa realtà poi si sono sviluppati tutta una serie di altre iniziative legate al mondo della liuteria. Parlo ad esempio del Museo del Violino, che è un'eccellenza che abbiamo a Cremona, c'è la scuola di liuteria e c'è appunto anche la nostra fiera che, insomma, che è nata appunto nel centro città grazie appunto alle botteghe liutarie, ma che poi appunto è stata sviluppata presso il quartiere fieristico ed è diventata davvero unica al mondo per il settore, per gli strumenti di alta qualità. Quindi possiamo dire che grazie anche al fatto che è diventato un sito UNESCO, in realtà la cultura del violino e non solo, anche i festival adesso collegati in realtà hanno avuto un grosso sbalzo in avanti. Assolutamente sì, diciamo che appunto essendo inserito in questo territorio, diciamo che tutti i settori che ruotano attorno al mondo della liuteria ovviamente hanno avuto beneficio, diciamo, da questa realtà e si sono create anche nuove opportunità per tanti settori. Parlo anche ad esempio dello studio del suono che abbiamo appunto all'università, per esempio, che è un mondo, diciamo, nuovo che stiamo sviluppando. Sì.